Ciò che ci meraviglia del Vangelo di oggi è, da parte di Zaccaria, il riconoscere vere le parole dell'angelo, quelle pronunciate al momento dell'annuncio del concepimento di Giovanni il Battista. Solo in questo modo egli riceve il dono di poter parlare di Dio agli altri. Anche noi possiamo restare muti quando non accettiamo il disegno di Dio su di noi. Il silenzio forzato è forse la più grande delle sofferenze dell'uomo. Il non poter parlare, esprimere i propri pensieri, fa diventare l'uomo un animale. Chi è muto dal punto di vista spirituale perde, in un certo modo, la sua umanità, perde il senso della vita e la sua missione sulla terra. Quindi non dobbiamo restare in silenzio davanti a Dio, non possiamo tacere i miracoli che Egli compie quotidianamente nella nostra vita. Proclamiamo le meraviglie del Signore, diveniamo testimoni del suo grande amore per l'umanità. La parola che oggi il Vangelo ci regala è parlare di Dio.